Matteo Renzi, senatore Renzi del Parlamento Democratico, è in collegamento con noi. Buonasera, senatore Renzi. Buonasera Formigli, buonasera Calabresi, buonasera a tutti voi. Inchieste, scandali e dossier come provano a distruggere l'immagine, appunto, il suo ultimo libro. Se mi fate rientrare il tavolo, saluto Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, e sua firma. Allora, io comincerei, insomma, non possiamo non cominciare, senatore Renzi, dalla guerra, no? C'è una novità nella percezione, cioè improvvisamente siamo passati, no, dalla possibile sconfitta alla inarrestabile avanzata russa nel Donbass. Abbiamo sbagliato qualche calcolo? E soprattutto il fatto che oggi gli americani, loro, decidano di mandare dei missili più potenti a più lunga gittata, significa che il pallino è ancora in mano all'America e noi siamo lì che non sappiamo bene che cosa fare, noi europei? È un'analisi interessante. Io credo che nessuno vincerà questa guerra e rischiamo seriamente di perderla tutti. Trovo esagerate le letture di chi una settimana fa dava per certa la resistenza vittoriosa degli ucraini, addirittura respingendo e buttando fuori i russi anche dai territori occupati, così come trovo esagerata oggi la lettura di chi dice la Russia ha già vinto. Sono due letture ugualmente sbagliate. Io ho trovato molto interessante ciò che avete detto prima con il direttore Calabresi, perché secondo me quando oggi, o ieri non mi ricordo, l'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, dice è in arrivo un uragano, cioè non dice la situazione sta peggiorando, dice è in arrivo un uragano anche negli Stati Uniti, significa che nei prossimi 6-8 mesi questa vicenda, che non si esaurisce nella guerra ma che riguarda tanti altri fattori macroeconomici, provocherà un grande problema anche negli Stati Uniti. Quindi secondo me ogni lettura su questo è una lettura abbastanza superficiale fino ad oggi. Poi naturalmente nel merito io sono per dire che quello che ha fatto Putin è uno scandalo assoluto e che quindi difendere l'Ucraina attraverso le sanzioni e aiutando l'Ucraina è un nostro dovere morale, etico e politico. Ma parlando da commentatore, come lei mi ha chiesto, dico che secondo me questa guerra non la vince nessuno e la stanno perdendo tutti, Europa ovviamente inclusa. Hai la sensazione, Antonio Padellaro, che ci sia la necessità di un riposizionamento del governo italiano sulla guerra? Cioè già questo smarcamento, no, un po' di Draghi da Biden si era visto nel viaggio a Washington. Oggi questa necessità che l'Europa giochi una sua partita rispetto agli americani la senti più forte? E secondo te il governo ne è consapevole e può fare qualche cosa su questo? Beh, innanzitutto evidentemente i sondaggi d'opinione dicono che cresce la quantità di italiani che dicono dove stiamo andando, perché è difficile per un governo, no, dare un orientamento in una situazione di questo genere, nessuno sa quali possono essere gli sviluppi, ma una cosa sta emergendo nel paese, cioè il timore che continuando ad andare appunto a fari spenti nella notte si possa andare incontro a quella bufera economica, sociale, abbiamo visto delle categorie che sono allo stremo, non soltanto i pescatori, e che quindi questa situazione vada in qualche modo controllata. Ora, in che modo? Ora l'Europa quando non si sa cosa dire si dice sempre ma l'Europa non c'è. L'Europa c'è stata per quello che poteva fare, però nel momento in cui si pone il problema dell'embargo petrolifero vediamo che ci sono delle difficoltà e comunque scatterà a gennaio. Sull'embargo del gas non se ne parla, quindi noi, perché è impossibile che le economie italiana, tedesca e di altri paesi reggano con l'embargo del gas. Quindi noi siamo nella situazione paradossale, cioè il governo italiano che è in qualche modo strangolato dal nemico. Il nemico strangola. Questa è una domanda che era in realtà mi viene in mente ora, ma è tanto che gliel'avrei voluta fare, senatore Renzi. Lei è stato presidente del Consiglio, no, dal 2014 al 2016.
Quando è stato Presidente del Consiglio e quindi è stato alle leve del potere, ha parlato con, aveva il quadro chiaro anche delle nostre aziende top, Eni, Snam, eccetera, si rese conto e si non trovò preoccupante dal di dentro questa dipendenza assoluta dell'Italia dal gas russo, in parte anche dal petrolio, cioè questa dipendenza, questa sudditanza energetica che ancora oggi ci fa dire che non siamo proprio in condizioni di fare il gesto, no, di tagliare il gas perché altrimenti ci tagliamo i cosiddetti, no? Ecco, la stupì questa, magari la sapeva di già, ma ci fu qualcosa, ricostruì un po' o si pose il problema di dire forse dovremmo renderci autonomi dai russi prima possibile? Formigli, c'è un capitolo intero del libro Il Mostro, appunto, che parla di questo. Capisco che non sia un bestseller e non vada letto, ma è tutto il capitolo che dice esattamente come dal 2014 al 2016 noi abbiamo cercato di fare una strategia che prevedeva il primo l'aumento del gas in Italia, e lì ci fu il referendum sulle trivelle, ricorderà quella discussione. Il secondo, racconto di un colloquio tra me e Descalzi e poi di un viaggio di Descalzi in missione negli Stati Uniti, al Dipartimento di Stato, perché gli Stati Uniti ci accusavano di essere, come paese, diciamo, propensi a flirtare con la Russia. È evidente che su questo gravava la storia, diciamo, dei rapporti del governo Berlusconi soprattutto. Vi era una sorta di giudizio negativo in partenza di Obama su questo. Io ne parlai a lungo con Obama, in particolar modo al G20 australiano, e Claudio Descalzi si recò per raccontare la strategia. Lei ricorderà, purtroppo la memoria viene cancellata subito in questo paese, che le polemiche, per esempio, che fecero i 5 Stelle contro Descalzi oscurarono la strategia di Descalzi, che viene chiamato Claudio l'Africano. Perché? Perché la tesi di fondo nostra era: bisognava avere un rapporto diverso. Bisogna andare in Nigeria, bisognava andare nell'Africa equatoriale a prendere. Non solo in Nigeria, perché in Nigeria c'era stata l'indagine, peraltro poi finita in una bolla di sapone, e anche in quel caso sarebbe interessante parlare del rapporto con la magistratura. Ma i paesi che Descalzi aveva individuato non riguardavano la Nigeria. In Nigeria si era andati in passato con Scaroni, ma non era la priorità. La priorità erano altri paesi, alcuni, virgolette, politicamente senza problemi. Allora, le faccio un esempio, ma lei su queste cose è più sensibile di me: il Mozambico, che invece adesso è tornato in una fase di difficoltà, sì. L'Angola ha cambiato regime, Congo Brazzaville, poi ci fu la grande scoperta dell'Egitto. Ora non credo che possiamo fare la puntata su quello, ma molte delle vicende che stanno intorno al rapporto con l'Egitto, poi drammaticamente interrotte da quella tragedia assoluta che è stata la vicenda di Giulio Regeni nel gennaio del 2016. Era tesa a costruire un rapporto, diciamo, molto più forte per le forniture del gas, cosa che si sta rifacendo adesso. Banalmente è una cosa diversa, scusi, banalmente è una roba diversa, nel senso che a San Donato Milanese l'ENI ha un centro di ricerca che è il più forte del mondo. Cioè, io non sto esagerando, sto dicendo che l'ENI come ricerca sono i più bravi di tutti. E avevano scoperto, attraverso ovviamente gli accordi geopolitici che noi avevamo in qualche modo incoraggiato, ma attraverso la tecnologia ENI, che il giacimento, un determinato campo a largo delle coste egiziane, dentro il mare territoriale egiziano, era uno dei più importanti e rilevanti. Ce ne sono altri in Israele. Allora, per farla breve, è tutta la mia politica energetica di quei 3 anni che cercava di liberarci, affrancarci dalla Russia. Dopodiché, però, diciamoci anche le cose come stanno, perché se no qui pensiamo di essere arrivati da Marte. Larga parte dei talk, anche allora, diceva che era una vergogna, per esempio, mettere le trivelle, non soltanto dei talk, anche dei politici, dei partiti. Ma adesso sempre i talk sono. Cioè, no, adesso, però, Formigli, cioè, questa cosa dei talk è meravigliosa. Cioè, anche lei, guardi che io l'ho letto il suo libro e non ho letto quel capitolo, ma l'ho letto. Lei, tra l'altro, va bene, in pace, Formigli. L'ultima volta che abbiamo fatto un dibattito, io, lei e Padellaro siamo stati tranquillissimi. No, dicevo che mi ha fatto ridere che lei, accesi nella civiltà dello scontro, che lei ha attaccato i talk, no? No, ma guardi, allora le dico, attacco i partiti politici, da Forza Nuova a Rifondazione, erano tutti contro quel referendum sulle trivelle. Tiriamo fuori il gas di lì e lo prendono i croati, posso dirlo o no? Il risultato è che siamo impiccati al gas russo, questo è il risultato finale.
Sì, anche se posso dirle, Fadellaro, secondo me, io penso che dal primo giorno di questa guerra, dal 24 febbraio, io sto cercando di fare un ragionamento, forse non passa granché, che è un po' più ampio del gas russo. Lei ha ragione, no? Nel dire noi abbiamo bisogno di gas e quindi da qualche parte va preso. Poi sta facendo un grande lavoro Cingolani, Descalzi, tutto bene. Qual è il concetto di fondo? Il concetto è che siamo in presenza di un cambio d'epoca. Cioè, con il 24 febbraio finisce il mondo come l'avevamo conosciuto dopo gli accordi di Yalta. E questo disastro è un disastro che porta il mondo a guardare ad Oriente, perché Putin il suo gas da qui a 3 anni lo vende ad altri, lo vende a Cina e India. E qui c'è un problema europeo di cui nessuno parla, che noi siamo pochi, cioè noi siamo meno di 500. Posso farle una domanda, poi la domanda successiva gliela fa Antonio Padellaro, che anche lui ha letto tutto il suo libro, però le faccio una domanda un po' malvagia, diciamo, delle mie, visto che... Strano, da lei non me l'aspettavo. No, perché me l'ha proprio chiamata lei, no? A proposito del tema della ridistribuzione delle energie, lei obiettivamente è amico di Mohammed bin Salman, no? Il capo dell'Arabia Saudita, Rinascimento Saudita, tutte le polemiche, non torniamoci sopra, però lei ha un rapporto con Mohammed bin Salman. Allora, dovrebbe parlare con Mohammed bin Salman e dirgli che chiedere alla Russia di entrare nell'OPEC e quindi fare questo grande favore, questa mano tesa dell'Arabia Saudita alla Russia, è un bel problema per noi. Cioè, l'Arabia Saudita, visto che lei ha un rapporto privilegiato, alzi il telefono e glielo dica, perché bin Salman prima non ha risposto a Biden quando gli ha chiesto una maggiore fornitura di petrolio anche l'Europa. Adesso vuole far entrare la Russia nell'OPEC, bell'amico che c'ha. Io mi aspettavo la domanda su bin Salman al 25esimo minuto. E invece subito, vede. Ma io la sorprendo quando posso. Lo so, sono contropiedista. Le rispondo. Io credo che al netto delle battute, e se vuole poi un giorno finalmente faremo una trasmissione ad hoc sul Rinascimento, sull'Arabia Saudita, sull'estremismo islamico, su tutto. Rimaniamo solo sulla questione petrolio, cui lei ha fatto giustamente riferimento. Beh, è chiaro che questa vicenda paradossalmente dà ai sauditi e più in generale ai paesi arabi una rinnovata centralità. Cosa significa? Significa che nelle prossime settimane Biden visiterà l'Arabia Saudita, significa che l'Arabia Saudita sarà chiamata, vedremo se lo farà, ad aumentare la produzione di greggio. Lei sa che la produzione di greggio in Arabia Saudita è molto meno cara che non in altre parti del mondo, costa meno banalmente perché ce ne hanno di più degli altri, non soltanto l'Arabia Saudita, ma l'Arabia Saudita è il paese più grande di quell'area, diciamo l'Arabia per dire i paesi di quella zona, l'Arabia in primis. Non a caso Saudi Aramco, che è l'azienda di Stato ancorché quotata in borsa, è diventata qualche settimana fa, per effetto della guerra, l'azienda capitalizzata più di tutti al mondo, più di Apple. Allora, anche su questi temi è interessante fare un ragionamento geopolitico. In sintesi estrema, Formigli, i paesi arabi stanno cambiando schema di gioco. A me questa cosa non è che preoccupa o non preoccupa, la registro, sto facendo il commentatore insieme a lei. Si stanno riparlando di nuovo Turchia e paesi, diciamo, del Golfo. C'è una minaccia che percepiscono come tale da parte dell'Iran, che c'era da prima, ma Biden dovrà chiarire qual è la posizione americana, se è più in linea con gli accordi di Obama o più in linea con il no di Trump. In questo scenario, che è molto complicato e che avrebbe bisogno di una trasmissione ad hoc, che naturalmente non possiamo fare, magari la facciamo una sera a cena, il punto politico è: dov'è l'Europa? Cioè, quando io il 24 febbraio, questo stavo dicendo prima a Padellaro, stavo introducendo sulla prima riflessione di Padellaro, ha ragione Padellaro a dire: ragazzi, ma l'Europa, si dice sempre l'Europa, però l'Europa che poteva fare di più? Su questo io sono d'accordo con lui, l'Europa molto ha fatto, ma manca un pezzo del ragionamento europeo. L'Europa ha scelto di non giocare la partita diplomatica. Allora, io non sono neutrale, io sono per l'Ucraina, ho votato a favore delle armi, ho votato per le sanzioni, chiaro? Tutto ciò premesso, o l'Europa prende un'iniziativa anche politica e diplomatica, o arriviamo al paradosso che l'iniziativa diplomatica la prende Erdogan. E la prende, mi scusi perché poi nessuno ne parla, in questo momento Erdogan sta massacrando i curdi, nessuno apre bocca. Ma è una cosa vergognosa, ha ragione. Allora, Antonio Padellaro, a te. Allora, siccome ho speso 17,90 euro per comprare il libro di Matteo Renzi, il mostro, mi permette, senatore, una battuta, qualcuno l'ha comprato pensando che lei avesse confessato finalmente, invece no, è un libro che
riguarda le disavventure giudiziarie di Matteo Renzi e il successo, perché in testa alle classifiche della saggistica, il successo del libro è interessante perché c'è una parte di questo paese, non cospicua, che odia i magistrati. Sono quelli che hanno comprato il libro di Palamara e Saluzzi, che ha avuto anch'esso un grande successo. Ed è un gruppo di lettori, penso numeroso, che magari farebbe anche a meno della magistratura. Non penso che sia questo l'intento di Matteo Renzi, che però ha fatto un'operazione interessante. Cioè lui ha preso i suoi accusatori, i PM, che lo hanno messo sulla graticola per varie questioni, e non è che ha contestato tanto le accuse che gli facevano, ha contestato quello che erano loro, cioè le loro disavventure, diciamo così, il fatto di essere stati accusati in qualche caso di molestie nei confronti di una donna, il fatto di essersi presentati un altro magistrato quando è morto Davide Rossi nell'ufficio, ed è come se io urtassi la macchina del mio vicino, non gli dicessi nulla, poi se, quando vengo scoperto dico beh, però lui mette le corna alla moglie. Cioè è un modo strano di operare. Però vorrei chiudere con questo: siccome l'altro ieri il GIP di Genova, senatore, ha respinto la sua richiesta di accusa nei confronti di questi magistrati, mi chiedo se nella edizione, che ci sarà la nuova edizione, lei dedicherà anche un capitolo a questo povero GIP, il quale ha deciso di fare il suo mestiere mettendosi però di traverso. Allora, se Padellaro ha speso €17,90 e dà questa lettura del libro, mi dia l'IBAN perché glieli restituisco, perché o non ci ha capito niente, ma essendo un uomo intelligente non è possibile, io, come dire, lo considero non proprio il mio migliore amico, ma lo considero un uomo intelligente, siccome non penso che lui abbia capito niente del libro, evidentemente, come dire, ne dà una lettura talmente ideologica da renderlo banale. Lo dico per chi invece il libro non l'ha comprato e, aggiungo, non lo vuole comprare. Questo libro non attacca i magistrati, parte con le 5 sentenze della Corte di Cassazione, che sono i magistrati più importanti di tutti in Italia, più importanti dei PM, più importanti dei GIP, più importanti persino dei giornalisti del Fatto Quotidiano, e queste 5 sentenze della Corte di Cassazione spiegano con dovizia di particolari perché i PM di Firenze, nel caso Open, hanno utilizzato dei metodi sbagliati. Quindi io mi presento senza parlare delle mie vicende giudiziarie, perché mi hanno già parlato quelli della Cassazione. E come si dice, quando parla la Cassazione dovrebbe essere finita lì. Di cosa si parla invece nel libro? Si parla di un atteggiamento abbastanza stravagante, per cui in questi anni è accaduto che dalle vicende dei servizi segreti, l'autogrill, ma anche il tentativo di eleggere Elisabetta Belloni, alle vicende delle trivelle, alle vicende delle fake news che hanno riguardato ad esempio le trivelle, perché sul tema dell'energia Beppe Grillo diceva che Matteo Renzi ha le mani sporche di dollari e di petrolio, a parte di dollari, non so perché, ma va bene uguale, insomma dollari o euro cambia poco, alle vicende di Banca d'Italia, alle vicende della Consob, alle vicende, lo dico a Padellaro che è un giornalista serio, anche Formidi naturalmente, ma se voi vedete un magistrato, in questo caso io non ero neanche indagato, che cambia i nomi delle persone che vengono fuori dalle indagini, segnatamente Marco Canale, che era il capo di Mountain Cop, viene cancellato, scusi, finisco Formigli, e viene messo Marco Carrai, però, e viene indagato e pedinato. Allora io dico, queste cose qui, e finisco, sono cose che dovrebbero far riflettere, non me, però, perché per i Formigli lei mi chiama, io vengo, parliamo, possiamo più o meno discutere, però io c'ho una tribuna dalla quale poter portare le mie, come dire, idee, nella quale poter portare le mie idee. Quello che stupisce è che questo malfunzionamento del sistema, non solo della magistratura, rischia di colpire. Però allora le posso dare però una mia interpretazione, avendo anche letto il libro. €17,90 a Padellaro. Sì, poi dopo mandiamo l'IBAN. Le voglio dire che io, per esempio, personalmente sono stato vittima di una vicenda giudiziaria civile molto molto grave, su cui dovrò prima o poi scrivere un libro.
perché tra l'altro io non avevo nessuna copertura, diciamo, da nessuna parte, cioè ero chiamato in prima persona, avevo tutto, era legale, che è passata attraverso una causa della Fiat che si è risolta in Cassazione, ma a me chiedevano 8 milioni di euro ed io ero un cronista che insomma non aveva, viveva del proprio lavoro. Ho vissuto come un incubo tutto questo, una sentenza di me la ricordo, una sentenza di primo grado semplicemente allucinante, allucinante. Ma se la ricorda Formigli che qualcuno gli diede solidarietà. Che richiedeva un'indagine. Io mi sono fatto il mio percorso, mi sono preso il mio avvocato, mi sono pagato i miei avvocati, certo. Sono arrivato in Cassazione, ormai posso parlare liberamente perché c'è stata una sentenza di Cassazione che ha chiuso questo, e io non sono nessuno, ho fatto quello che dovevo fare. Lei ha un suo giudizio, io non voglio esprimermi sulla questione Open, proprio non mi passa neanche per la testa. Probabilmente lei avrà ragione e lo dimostrerà in giudizio, eccetera. C'è un tema, che lei è un uomo delle istituzioni, è stato presidente del Consiglio di questo paese, scrive un libro in cui, al di là di Creazzo e degli altri giudici che lo inquisiscono, lei chiaramente lancia un messaggio contro i magistrati, facendo capire che aspetti, però adesso mi faccia finire a me. Poi cioè, ho capito, instilla, ma lei deve leggere quel libro. Instilla, perché non parla di Open. Instilla. Ha letto un libro sbagliato. Lei siamo in due a non aver capito. Abbiamo letto e non abbiamo capito. Allora mi faccia finire. Ragazzi, scusate, mi faccia finire. Mi faccia finire. Io dico una questione. Dare la sensazione che la magistratura in questo paese, se ti acchiappa, ti distrugge, crea da parte di un uomo delle istituzioni come lei porta una forte responsabilità, perché chiaramente può essere pericoloso, perché le persone giustamente credono che i magistrati che si siano tutti un po' dei delinquenti. Domanda, obiezione, questa qua, prego. Allora, io non soltanto sono andato a tutti gli interrogatori, non soltanto il giorno in cui mi è stato fissato l'interrogatorio ci avevo il Senato, non ho chiesto il legittimo impedimento, mi sono presentato davanti ai magistrati, ho risposto nel merito. Non soltanto ho fatto ricorso, e questo ricorso non io, nel caso di specie sono altre le persone che hanno fatto ricorso in Cassazione, che hanno vinto 5 volte, io credo nella giustizia. Posso permettermi di dire ad alta voce che la battaglia per la giustizia giusta, che non riguarda Open, su Open ha già parlato la Cassazione, il libro non parla di Open, il libro parla di tutto il resto. E parla di come troppe cose non hanno funzionato. Quindi io non ho nessun tipo di messaggio negativo verso i magistrati in quanto tale. Ma le faccio una domanda, Formigli. Io sono un uomo delle istituzioni. Il direttore responsabile della rivista di Magistratura Democratica, lei ricorderà che Magistratura Democratica è una delle principali correnti della magistratura, scrive: intorno a Renzi va messo un cordone sanitario. Ora, di fronte a questa frase di una corrente, io posso avere la forza e il coraggio di dire questo metodo non va bene, sì, perché non può essere una corrente. Antonio Padellaro. Resteremo ovviamente delle nostre opinioni, ma c'è tutta la prima parte del libro che è una bastonatura continua dei magistrati. Però io volevo chiedere le due cose che riguardano sempre la giustizia. No, mi ascolti. C'è una parte interessante lei va a Quirinale con la lista dei ministri, nella lista c'è il nome di un importante magistrato che è Gratteri, esce dal Quirinale con una lista dove Gratteri non c'è più. Lei racconta questo episodio, però non ci dice qual è il vero punto, cioè fu Napolitano, Presidente della Repubblica, a chiederle esplicitamente di cancellare quel nome? Sì, Padellaro. Con quale motivazione? Allora, però, ragazzi, cioè, vediamo di essere chiari. Perché questo libro l'ha letto davvero? È tutto scritto e raccontato, punto per punto. Non c'è nessun attacco ai magistrati. La vicenda di Gratteri, così riprendo, perché io ho mandato un SMS a Formigli dopo aver ascoltato Gratteri di, cos'era, giovedì scorso? Sì. O due giovedì scorso, no? Corrado, sì, giovedì scorso, sì. Che Gratteri ha detto, chiede a Renzi che cosa è accaduto. Io l'ho scritto paro. Vedete, questo tema della giustizia... No, Napolitano, prego, senatore. Padellaro. Senatore, no, dica, lo so, l'abbiamo letto. Perché le disse Napolitano? Padellaro, si tranquillizzi. Le vorrei dire stia sereno, ma non glielo dico. Vengo al punto fondamentale. Me lo faccia dire. Quando io divento Presidente del Consiglio, io voglio mettere come Ministro della Giustizia uno slegato dalle correnti. Uno totalmente fuori dal giro delle correnti, perché io, a differenza sua,
ritengo le correnti il male assoluto della magistratura italiana. Beh, lei mi ha detto che io ho attaccato i magistrati, io non ho attaccato i magistrati. Noi siamo nei 30 anni della vicenda Falcone. Falcone non è stato attaccato dalla politica, Falcone è stato attaccato dai suoi colleghi. Napolitano. 35 anni dopo la morte di Enzo Tortora, possiamo dire che un giudice che lo ha indagato, arrestato e poi cercato di condannare è andato al CSM? E allora vengo alla vicenda. Quando prendo l'incarico per formare il governo è un lunedì, sciolgo la riserva il venerdì, ovviamente ho consultazioni con i partiti, ma ovviamente mi confronto col Presidente della Repubblica. Guardate che il Presidente della Repubblica, nel dire sì o no a Tizio piuttosto che Caio, fa il suo mestiere. Sì. Nel libro racconto come questa cosa non deve farvi suscitare scandalo. Soltanto Di Maio non l'aveva capito quando si arrabbiò e chiese l'impeachment per Mattarella sulla vicenda Savona. Io vado al Quirinale e scrivo, mi faccia Padellaro, tranquillità. Vado al Quirinale e lascio, lo scrivo nel libro, una email al Presidente, c'era una determinata lista. Ma la lista non è la mia lista e io me la controfirmo. Si chiama controfirma perché la Costituzione, di cui tutti vi sciacquano ma Napolitano che dice esattamente? Napolitano come la motiva? La Repubblica può scegliere. Dopodiché, quali sono le ragioni per le quali il Presidente Napolitano decide di non controfirmare su Gratteri? Io posso avere le mie opinioni. Io posso dire quello che penso io. E l'ho scritto nel libro. E l'ho detto anche a Nicola Gratteri, che infatti furbescamente lo ha raccontato l'altra volta da voi. Credo che vi sia stata una ampia sollevazione da parte di tanti magistrati, e ho fatto delle ipotesi e dei nomi, che hanno fatto pressioni in quelle ore su Napolitano. Lei nel libro fa l'ipotesi del capo della Procura di Roma, Pignatone, allora, no? Assolutamente sì, ma questa è un'ipotesi che fa Palamara. Palamara era il più scatenato contro l'ipotesi Gratteri. Luca Palamara, che oggi come dire, è stato vittima di quel sistema, era il capo di quel sistema in quel momento. Mi è capitato di fare la presentazione del suo libro e abbiamo convenuto come in quella battaglia fossimo su due opinioni diverse. Faccio un altro nome, non ho elementi di certezza perché non ne ha mai parlato con me, ma nel libro parlo di Piero Grasso come di un magistrato che in quel momento faceva il presidente del Senato. Ne parlo, così almeno ci capiamo, raccontando una clamorosa vicenda che riguarda Piero Grasso, che dice sulla vicenda di Silvio Scaglia che è una strage della legalità, e dopodiché Grasso fa il presidente del Senato, il GIP che arresta Scaglia è membro del CSM e Scaglia viene assolto nel silenzio dei media, lasciamo stare. In queste vicende penso che larga parte del sistema, come lo possiamo definire, Formidi, del sistema correntizio abbia detto di no al nome di Gratteri. Allora, e a quel quindi, punto, così quindi, finisco il quindi racconto, Napolitano ha ceduto di Gratteri. Napolitano ha ceduto alle correnti alle della correnti. Magistratura. No, ragazzi, questa ipotesi su Napolitano la chiedete, siccome il Presidente Napolitano merita il rispetto, certo, no, ma talvolta non gli avete dato. Il Presidente Napolitano ha le sue motivazioni. A me lui non ha un obbligo di dovermi dire perché non vuole Gratteri. Mi dice, caro Presidente del Consiglio... Tra l'altro prendo atto di una cosa, che lei propose nel 2014 Gratteri, oggi non lo riproporrebbe mai, perché Gratteri, per esempio, sui referendum della giustizia la pensa all'opposto di quello che la pensa lei. Diciamo, non è proprio... Sono molte cose su cui molte persone che io ho coinvolto pur non avendo le mie stesse idee. A me Gratteri, c'era una cosa che non convinceva di Gratteri e che talvolta continua a non convincere, vale a dire, io trovo da parte sua una visione del garantismo diversa dalla mia. Ma Gratteri avrebbe fatto benissimo il ministro della giustizia in quel momento, allora, perché si trattava di scardinare un sistema correntizio, perché, e finisco sulla magistratura, non è un problema dei giudici, è un problema che se fai carriera solo se appartieni a una corrente e non se sei bravo, questo paese non funziona. Io mi difendo, ma il cittadino pubblicità a casa, possiamo ripartire, ripartiamo subito dopo la pubblicità, non c'è problema, abbiamo ancora tempo, tra pochissimo di nuovo qui con il senatore Renzi, con Antonio Padellaro. Allora, col senatore Matteo Renzi e Antonio Padellaro abbiamo delle domande abbastanza veloci, andiamo sulla politica proprio, anche perché tra poco si vota, tra l'altro, quindi insomma, allora Padellaro. Senatore, lei non ci crederà, ma io faccio il tifo per lei, glielo dimostro. Sì, vedo che nei sondaggi Italia Viva, dopo essere stata superata in tromba da Carlo Calenda, adesso rischia
di finire ultima, superata anche da Italexit di paragone. Ora, io questo non lo vorrei mai, glielo dico subito. Allora, la domanda è questa. Italia Viva sopravviverà alle prossime elezioni politiche? Cioè, presenterà ancora il simbolo? E soprattutto, lei si dedicherà alla letteratura o manterrà l'impegno che aveva preso dopo il referendum perso di ritirarsi dalla politica? Allora, primo punto, vedo che continua ad amare i sondaggi, Padellaro, mi fa piacere. Pensi che col mio misero 2% ho mandato a casa il suo amato Giuseppe Conte, portando Mario Draghi alla guida del governo. Quindi se col 2% sono riuscito prima a bloccare Salvini al Papete, poi a mandare a casa l'uomo più amato dagli italiani, mi faccia finire perché io l'ho fatta finire, pensi che cosa potrò fare se prendo il 4-5% la prossima volta? Quindi continuate pure a giocherellare con i vostri sondaggi, io continuo a fare politica. Rispetto al mio futuro lo decidono i cittadini. Io non è che sono qua perché mi sono autonominato, sono stato eletto. Se avremo, come io credo, un consenso, penso che saremo determinanti un'altra volta. Perché? Perché purtroppo in questo paese c'è un problema di assetto istituzionale e costituzionale. Lo so che parlarne io è un po' complesso, perché è come parlare di corda in casa dell'impiccato. Ma finché non ci sarà quella legge a doppio turno per cui si elegge il capo del governo e quello che viene eletto dura 5 anni, ci saranno sempre governi ballerini. Detto questo, le lascio ai sondaggi, mi tengo la politica, specie per chi ancora profetizzava la mia morte politica 1 anno e mezzo fa e la vita politica lunghissima di Antonio, di Giuseppe Conte, chiedo scusa, non facciamo errori. Beh, insomma, vedere oggi Mario Draghi, un uomo che senatore, non pensa ai sondaggi e pensa alla politica, è un grandissimo risultato. Senta, senatore, però c'è qualcosa che non mi torna, perché lei è, insomma, sicuramente un uomo che sulla comunicazione politica conta molto, è molto capace, ma ora l'idea che Italia Viva in Sicilia sia al fianco di Totò Cuffaro nel sostenere il candidato è una cosa che non mi torna un granché. Nemmeno a me, tanto è vero che non è vero. Però purtroppo, sa, Formigli, è molto difficile, come dire, negare quando uno ha un pregiudizio. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. L'ipotesi del sostegno di Italia Viva al candidato Roberto La Galla, questo è il candidato a cui lei fa riferimento, sì, era un'ipotesi che esisteva fin tanto che La Galla avesse avuto una piattaforma civica come quella da cui è partito Bucci a Genova. Dopodiché sulla Galla hanno chiuso un bell'accordo ad Arcore, mi sembra, o forse mi pare ad Arcore, insomma, comunque hanno fatto un accordo il centrodestra, e io ho spiegato chiaramente che se la Galla vincerà, Italia Viva sarà all'opposizione. Glielo ridico, se vince la Galla siamo... E l'ha detto ai suoi di Italia Viva a Palermo, sì. Formigli, più che dirglielo a quelli di Italia Viva, l'ho detto in tutte le trasmissioni. Diverso è, in alcuni comuni, noi sosteniamo il sindaco, per esempio a Genova, che è appoggiato dal centrodestra. Questo sì. Cioè io sono per Barbara Minghetti a Como del centrosinistra, per Katia Tarasconi a Piacenza. Quindi per La Galla, aspetta, sindaco, no, voi all'opposizione. Quello l'ho già detto, glielo ripeto e le faccio anche un tweet se vuole. C'è un passaggio però, mi faccia dire, perché voglio essere molto chiaro. Io ho fatto il sindaco. Il sindaco si sceglie sulla base della persona, oltre che delle coalizioni. Marco Bucci a Genova lo sostengo con tutto me stesso. Va bene. No, mi faccia dire perché questo è un passaggio importante. A Genova c'è una coalizione PD 5 Stelle che vuole bloccare la Gronda. È chiaro? Cioè vuole bloccare un'opera pubblica per la quale Beppe Grillo diceva porteremo l'esercito pur di non fare la Gronda. Abbiamo visto quanto hanno bisogno le infrastrutture genovesi. Mi faccia dire sì, che sul, e finisco su questo, ma come dire, non posso parlare di infrastrutture genovesi e non citare come oggi il Domani, che è un quotidiano, come dire, tra quelli che non mi amano particolarmente, ha fatto un pezzo bellissimo di cui raccomando la lettura, dove spiega che il governo Conte ha regalato ai Benetton dei soldi per le autostrade. Cioè il tanto sbandierato populismo che diceva noi revocheremo la concessione perché ci sono 43 morti,
ha portato il governo italiano, le casse di chi ci sta ascoltando, i soldi del contribuente, Padellaro, a dare più denari ai veloce, no, Padellaro, ecco perché quindi, io non sto con i Padellaro. Quindi, avendo stabilito che Italia Viva continuerà la sua marcia trionfale, io le vorrei chiedere questo. Ci sarà un momento nel quale lei e il suo partito dovrete decidere da che parte stare, perché c'è un centrodestra che litiga, ma che insomma è destinato forse a vincere le prossime elezioni. Non credo che lei si schieri con la Meloni o con Berlusconi. Oddio, mi viene un dubbio su Berlusconi. Comunque, facciamo finta di no. Mentre... Se l'era preparate queste battute? No, non me l'ero preparato. Mentre parlavo mi è venuto in mente. No, ma assolutamente. Sta provando anche a fare la mimica. Mi sta no, ma non è la mimica. È che la ricordavo come un pochino più preparato. Quando parlo di lei, di Berlusconi, ho dei dubbi, me lo permetta. No, volevo chiederle... Non può permettere. Lei sa che Berlusconi non ha mai votato la fiducia al mio governo, mentre l'ha votata al governo Gentiloni, al governo Letta, al governo Monti. Ma guardi, io le voglio dire una cosa. Siccome ho letto il suo libro, no, mi scusi, questa gliela devo dire. Lei sa che Berlusconi, quando gli chiedevano un difetto, lui diceva sono troppo buono. Lei ha scritto, quando le hanno chiesto indirettamente un difetto, sì, ho un brutto carattere, ma ho un carattere. No, ma questo per dire, no, come c'è un'assonanza tra le due personalità. Avete molta cura di voi stessi. Ma no, volevo chiederle, Italia Viva, nel caso il centrodestra si coalizzasse e magari tentassi di vincere le elezioni, si schiererà col PD e con gli odiati 5 Stelle? Guardi, Padellaro, vediamo di essere molto chiari. È evidente che noi non staremo con i sovranisti. Chi sono i sovranisti? Quelli che volevano uscire dall'euro, quelli che non credono all'Europa. Facciamo dei nomi? I sovranisti per me sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte. Perché quello che noi ci stiamo dimenticando, che mentre fate l'esame del sangue a me su quanto io sia, virgolette, di sinistra, dimenticate che l'uomo che considerate il grande profeta della sinistra, Giuseppe Conte, ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione. Che l'uomo che considerate e che stimate come unico leader voi del Fatto Quotidiano è l'uomo che ha, piaccia o non piaccia, detto alla scuola di formazione della Lega, io sono un populista. E siccome io riconosco la sua storia, Padellaro, mi rendo conto del suo imbarazzo a stare con chi dice tutto il contrario di tutto. Però vede, il nostro problema è molto semplice. Ah, non sta con nessuno. Va bene, non sono un giornalista, sto col Fatto Quotidiano, ecco. Il Fatto Quotidiano io, come dire, lo considero un punto di riferimento assoluto della mia vita, perché con tutte le cause per diffamazione che gli ho fatto, è il mio vitalizio. Il punto centrale è un altro, Padellaro. Lei lo sa. Vedremo. Non è così. Va bene. Basta aspettare. Abbiamo poco tempo. Faccia finire sulla politica, Formigli. Punto numero uno. Italia Viva è quel partito che, uno, ha detto no a Salvini al Papete ed è nato su quella rottura. Due, ha detto no all'accoppiata Conte-Casalino a Palazzo Chigi. Oggi c'è Draghi e Meloni. Quindi non governerete mai in un governo dove c'è Salvini e dove c'è Conte. Sarete all'opposizione. Dopodiché vediamo. Allora, ho due domande. Nei prossimi mesi, perché secondo me così magari do una mezza notizia. Ho due domande. Io penso che si stiano spaccando tutti. Cioè io penso che si stia spaccando la Lega, non è una novità, però quando... E chi altro si sta spaccando? La Lega? Stanno spaccando tante cose, soprattutto ai cittadini, però diciamo si sta spaccando la Lega, si stanno spaccando i 5 Stelle, perché piaccia o non piaccia, noi siamo in presenza di un partito politico, il Movimento 5 Stelle, che fatica a trovare una linea. Perché guardi, prendiamo per buona l'idea di Conte di marcare una distanza da Draghi, che è anche un suo, perché io non la condivido, però posso capirne il significato politico. Su cosa si stacca? Le faccio tre esempi velocissimi. Il primo, sulla politica estera. Cioè, Conte sta dicendo in tante sedi che non vuole più mandare le armi. Va bene, quantomeno... secondo? In questi casi, scusi, cosa fa un leader politico? Chiama il ministro degli esteri e gli dice dimettiti. Vi faccio una domanda, rispondete con calma dopo. Secondo voi, se Conte domattina dice caro Di Maio, noi veniamo via dal governo, Di Maio se ne va? Stessa cosa per chi? Per Dinca, perché Conte... più o meno giustamente dice questo governo non va mai in Parlamento, chi ha il ministro dei rapporti col Parlamento, e il terzo è per la crisi alimentare Patanelli. Allora io le dico questo, per mandare a casa un governo bisogna avere la forza, la dignità, allora, l'onestà intellettuale di far chiedere le dimissioni dei ministri. Io l'ho fatto e le mie ministre Teresa Bellanova ed Elena Poletti, va bene, allora facciamo così, siccome abbiamo sforato
prego, no, scommessi. Allora faccia una cosa, perché ho la domanda delle 100 pistole. Subito dopo il break, una sola. Ancora un break? No, sì, perché lei si è allungato, lei parla troppo. Quindi aspetti un secondo. Ma siete voi che avete troppa pubblicità. Scrive meglio di come parla. Allora, rimanga, sono soltanto un minuto dopo, due minuti dopo la pubblicità, poi la libero. Bene, vi aspetto. Allora, senatore Renzi, una domanda per lei. So che, diciamo, per lei è un po' un puntiglio in questo momento, però so anche che è una persona intelligente e che questa questione rappresenta per lei un pensiero. Ma se rimarrà senatore alla prossima legislatura, continuerà davvero a fare ancora il conferenziere a pagamento, come sta facendo adesso, anche per regimi autoritari, cosa che, ripeto, molti fanno, ma non mentre hanno cariche politico-istituzionali in corso. Sono tutti ex politici, no. Ex primi ministri. Continuerà a farlo? Non è vietato dal Senato, è vietato dalla Camera, credo. Ma a no, prescindere... non è vietato nemmeno dalla Camera. Allora, vabbè. Io continuerò a fare tutto ciò che è permesso dalla legge. Nel senso che questo è un paese molto strano. Chi legge il libro vedrà quante incongruenze ci sono sui veri scandali, di cui nessuno parla, nemmeno lei ne parla più, perché dalle mascherine ai banchi a rotelle, da ciò che è avvenuto sulla compravendita di armi a tutto ciò che è accaduto nelle vicende degli appalti Covid, su cui non vogliono mettere una commissione di inchiesta, qualcuno dovrebbe dirmi perché su queste questioni c'è il silenzio totale, mentre si discute di un tema che è un tema di opportunità. Si può o non si può mettere dei limiti all'attività professionale dei parlamentari? E qui, guardi, io sono molto laico. Se il Parlamento metterà delle leggi per cui chi fa il parlamentare non ha possibilità di fare altro, io ovviamente seguirò la legge. Quello che però voglio dire con molta franchezza, caro Formigli, è che in questi mesi ci sono dei temi su cui io sto più o meno, come dire, con consenso, ponendo delle questioni. Io sono per abolire il reddito di cittadinanza perché credo che vadano aumentati i salari. Vabbè, ma questo ne parliamo un'altra volta, volentieri. Sì, i salari. Io sono per dire sì al termovalorizzatore. Va bene, no, va bene. Su questi temi nessuno mi fa parlare. No, faccia la vittima. Scusi, finisco. Okay. Il libro si chiama, intitola Sono una persona felice e non una vittima. Però alla fine la conclusione di questo è che non c'è mai la possibilità di confrontarsi sui contenuti, perché sui contenuti io sono tra i pochi politici sui contenuti che non ha cambiato idea, perché ero un termovalorizzatore. Mi dispiace soltanto che anche voi, dovrò rendere 17,90 a Padellaro, il libro l'abbiate letto un po' così. Però c'è una cosa, voglio dirla personale, sì. Se me la fa dire Formigli, perché, come dire, io la e lei dica. Discutiamo spesso, quando ci vediamo è sempre un piacere. Però abbiamo anche alcune, avevamo e direi abbiamo anche alcune amicizie in comune legate non soltanto alla nostra provenienza. Questo libro è dedicato a un amico a cui entrambi volevamo molto bene e che stimava entrambi, pur essendo noi due molto fumantini e divisi, e è alla memoria di Fabio Picchi. Volevo ricordarlo da lei, non l'avevo mai detto che il libro era dedicato a Fabio. E ci tengo a dirlo perché ricordo quanto Fabio le volesse bene, mi volesse bene a tanti, e quanto tutti noi abbiamo voluto bene a questo grande personaggio. Ha fatto benissimo, grazie senatore Renzi, mi associo a questo nostro grandissimo amico scomparso, il mostro, il suo ultimo libro, grazie per essere stato con noi.